questa serie sta diventando pazza, è una serie pazza. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Rubino Randomizer Nuzlocke. Oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'ho fatta anche stavolta a dire il titolo, perché è più faticoso dire il titolo e fare la puntata, ragazzi. E quindi, nella scorsa parte abbiamo battuto la seconda palestra. A proposito, vi avevo promesso di farvela vedere, ve la faccio vedere. È la medaglia della seconda palestra e ce l'ho. E ora la tengo qua e poi quando conquisteremo anche la quarta, vi farò vedere anche la quarta. Nella parte di oggi, e abbiamo dato anche la lettera a Rocco, nella grotta praticamente, no? Nella parte di oggi andremo a Porto Selcepoli. Anzi, in realtà prima andremo a Petalipoli un attimo, perché c'è da fare una piccolissima cosa. E poi ci dirigeremo verso Porto Selcepoli, perché c'è da fare un'altra cosa. Questa, diciamo, sto andando a fare ora, è una cosa secondaria, però la devo fare, ragazzi, la devo fare, perché ci darà un oggetto che ci servirà molto. E quindi dirigiamoci un'altra volta verso Ferugipoli, perché dobbiamo tornare appunto dal padre di Rocco, che ci aveva detto di consegnare la lettera a Rocco, se vi ricordate bene. E noi gliel'abbiamo consegnata e ora ci dovrà dare qualcosa in cambio, giustamente, e ci darà un oggetto che ci servirà molto durante la nostra avventura, praticamente. Anzi, sarà fondamentale, credo. Sarà fondamentale. Però se riusciamo a superare sto bosco, magari. Oh mamma, perché l'hanno messa così lontana per Ferugipoli? Poi il bosco c'è da fare. Ah, il taglio ce l'ho. Se posso insegnare taglio a qualcuno, devo prendere anche una cosa, quindi. Due cose dall'altro. Benissimo. Guarda quante cose mi sono scordato. Ok, ritorniamo nell'edificio del padre di Rocco, va? Perché non mi fa correre qui dentro? Guarda, me vo a due. Vabbè. Ok, torniamo da padre Rocco. Hai considerato la mia lettera? Ti ringrazio profondamente. Vorrei che tu accettassi questa donna molto utile per un allenatore. Hai ottenuto il condividi esperienza. Allora, il condividi esperienza, ecco, ce lo spiega lui. Un Pokémon che tiene il condividi esperienza riceverà alcuni punti esperienza dalla lotta. Riceverà punti esperienza anche se non ha partecipato alla lotta. Ok, questa è la cosa. Dov'è? Eccolo qua. Ok, diamolo a, credo, Bulla a sto punto. Sì. E i rapidartigli lo diamo a Bus. Perfetto, olè. Ora torniamo indietro e vediamo di ritornare a Selcepoli, praticamente. Cioè di andare, scusate, a Selcepoli, dove ci aspetta appunto il Team Magma. Io, ragazzi, dirò tutte le volte, dirò sempre Team Hydro, perché ho giocato a Palmon Zaffiro, perché su Palmon Zaffiro c'è il Team Hydro. Invece qui c'è il Team Magma e io me lo scordo sempre. Ma che ci devo fare? Allora, se Delchetti può imparare a taglio, direi di insegnare Delchetti a taglio, che devo prendere un paio di cose. Non lo puoi imparare, allora nulla si prendono. Ci torniamo poi. Che vi devo dire? Ora scendere sarà molto semplice perché ci sono qui i saltini. Perfetto, per questo 104 ritorniamo dal signor Marino qua. A posto, vai, sì. Partiamo a blu, sì. Sempre la stessa musina, ho detto 100 volte, è la musica più bella dei Joy Pokémon in assoluto.
Ok, bravo, bravo, bravo. Ok, perfetto. Blu via, è inutile. Ora voglio salpare di nuovo. Asse il ceppo, andiamo. Ok, ora praticamente ci dirigeremo verso là. Lì c'è un monte allenatore e batteremo poi. Se non ho voglia, se no li batto mentre non registro. Ora vedo, non lo so. Comunque ci vorrà un bel pezzo. Ok. Qua c'è un casino allenatori. Io direi di batterli. Non tutti, ma alcuni sì. Vorrei batterne la maggior parte, non tutti. Lo ripeto perché per batterli tutti ce ne vuole un po'. Shelgon, bellino Shelgon, oddio se lo trovo. Cosa non ti faccio se ti trovo? Allora, beccato. Boh, così, non so perché. Era meglio doppio alcio, però. Mandava di beccato, ragazzi. Oggi, boh, sto strano. Mi doppio alcio lo shottava. No, forse shottava vita piena, no, però, vabbè. Vabbè. Allora, ha avuto la mano su Armando Marinaio, quello della Pimpa. Ok, lei ci dà sabbia soffice, se non sbaglio, ok. Ci ho giocato un po' di volte a sto gioco, sì. Oh, ora prendiamoci un po' di sole, ragazzi. Questo lo mettiamo in miniatura, forse. O forse no. Vuoi lottare con me? Sì che voglio lottare con te. Ok, parte la sfida di Arrigo Marinaio. Ci manda Rattata. O Rattata? Rattata. Rattata mi serve più. Allora, Rattata ha detto anche il Pokémon che si incontra sempre su Pokémon Go. Ok, bolla riceve. Magneton, o Magneton, lasciavo un Bruce. Anche perché, anche con sto fatto che bolla, cioè condivide esperienza. Ecco, ora vedete quando si muove magari. Bruce riceve 207 punti esperienza. E bolla riceve 207 punti esperienza perché con il condivide esperienza li riceve anche lui. Basta avere la tosse d'estate. Io mi meraviglio a volte, la tosse in piena estate. Oggi il registro, ragazzi, è il 29 luglio. Anche se voi vedete questo video in là tantissimo, però mi sto mettendo avanti alle registrazioni perché davvero, se no non vi posso portare niente. E questo è il problema. Allora, case sul mare, lotte infuocate sulla sabbia rovente. Sono per l'allenatore focosi. Benissimo. Parliamo all'omino. Sono il proprietario della casa sul mare, ma tutti mi chiamano signor Salsedine. La cosa che amo di più è assistere alle ardenti lotte di Pokémon. Fammi vedere quanto arde il tuo cuore. Se qui batterai tutti gli allenatori per i miei sforzi. Ok. Ci dà tipo 6 gassose. E qui in Toscana si chiamano gazzose con la E, con la Z. Io non so perché, allora le chiamerò sempre gazzose, ve lo dico con la Z. Ditemi se anche nelle altre parti d'Italia si chiamano gazzose con la Z, perché. Quindi stare siamo angazzose con la Z. Io non ci posso fare niente, ragazzi. Ecco, poi volevo dire una cosa. So che queste battaglie saranno un po' monotone. Ovvero, Bruce sconfigge Spoink, eccetera, eccetera, eccetera. Però Splash ho usato. C'ha Splash Spoink. Però vi dicevo, so che queste battaglie sono un po' monotone, però non ci posso fare niente. Vi assicuro che in futuro le battaglie saranno di sicuro più movimentate. Di sicuro. Quindi aspettatevi tanto da questa Nuzlocke. Io sono felicissimo di farla. Non so come. Già alla che parte è questa? Sesta, settima? Mi sembra sesta. Sì. Sono ancora felice di aver iniziato una Nuzlocke. Di solito alla sesta parte mi pento di averla fatta. E poi solo alla fine mi rendo conto di quanto sia stata bella la Nuzlocke. Funzionava così. Allora, all'inizio la voglio fare perché sì, sono tutto fogato. Poi dopo 3 o 4 parti comincio un po' a annoiarmi. È per quello che ogni tanto faccio una Nuzlocke 9. Però invece questa mi convince fino in fondo. Soprattutto la randomizer a Soul Silver. Dopo un po' di parti mi è già venuta a noia. Però quando mi prendo un impegno lo devo assolutamente portare a termine. Ok,
Ok. Parte la sfida di Edoardo Ciambellino che ci manda Plipper. Ciao Plipper! Beccata! Oddio, sta tosse. Io ragazzi, se non vado a bere un bicchiere d'acqua ora svengo, quindi interrompo la parte un attimo, se non poi e vado a bere. Non so che mi ha preso oggi, boh. Ah, bus riceve, bolla riceve, però ci sono bus e bolla, però che no. Ah, ecco, una cosa. Ieri ho pubblicato la seconda parte della random look, appunto, di Rubino, e ho visto che alla domanda se volete tenga Ghost in squadra mi avete risposto di no. Quindi io Ghost non lo tengo in squadra, infatti io l'avevo tolto dalla grafica Ghost, perché appunto per questo. Poi vabbè, se ce ne sarà bisogno lo rimetto in squadra tranquillamente, tranquillamente. Ok, sono 6 bottiglie di gazzosa. Hai tenuto gazzosa con la Z, perché a me non mi riesce di dirlo con la S, quindi pace. Restituiscono, se non mi sbaglio, 60 PS l'una. Esattamente. Ora ragazzi, interrompo la parte un attimo. Eccoci tornati, finalmente. Ora ho fatto il furbo e mi sono portato proprio il bicchiere qua, così. A posto. Allora, io direi allenatori basta, perché ho da fare un bel pezzo di storia. Poi magari ci tornerò un'altra volta. Io penso, aspettate, io penso di fare una parte intera dedicata solo agli allenatori una volta. Solo allenatori. Lo devo fare. Ok, siamo arrivati appunto, come vi dicevo, a Porto Selcepoli, città, io vedo, non più di tanto importante. Ecco, quel tendone rosa vi voglio spiegare che cos'è. Penso, allora, se farò degli extra, strano perché ragazzi, in un annazzo di solito non si fanno gli extra, però volevo fare un po' di extra, ragazzi, perché Palma e Rubino comunque è un gioco che Zaffiro, Smeraldo, tutti e tre, è un gioco che mi interessa particolarmente, ci sono particolarmente legato. E quindi voglio un po' spiegarvi tutto di Pokémon Rubino, ecco. Iscrizioni cari Pokémon, livello iper, forza allenatori di Pokémon. Ok, praticamente ho deciso si devono fare le gare Pokémon, che sarebbero delle gare, insomma, per chi ha visto il cartone sa cosa sono le gare Pokémon. Allora, casa del Giuccio Onomastico, valutiamo i soprannomi dei Pokémon. Qui è per cambiare i soprannomi dei Pokémon. Qua il Pokémon Fan Club, non mi ricordo se ti danno qualcosa. Oddio, la bottiglia cosa ha fatto. Essendo il presidente sono la persona più autorevole. Nessuno leva Pokémon meglio di me. Nessuno! In ogni gara la mia vittoria è scontata. Ma ciò priverebbe gli altri di qualsiasi divertimento. Quindi passo il tempo ad esaminare i Pokémon degli altri. È meraviglioso osservare come gli altri allevino i loro Pokémon. L'espressione felice dei Pokémon ben allevati. Gli sguardi attenti ed amorevoli dei loro allenatori. Il mio cuore è pervaso da immensa gioia. Oh cielo, scusa, ho chiacchierato troppo, permettimi di esaminare il tuo Pokémon. Non c'è male, lo puoi fare di meglio, ok. Lui praticamente credo valuti dell'amicizia. Comunque suggerisce dare sui pomelle, ma per ora non le abbiamo. Ok. Vi volevo far notare come qui ci sono le reclute del Team Magma in fila. E noi però dobbiamo fregarcene e dare la merce al Capitan Remo. Cantiere Capitan Remo, appunto. Andiamo da lui, che non è il Capitano Nemo. Se questa cosa va qui e quella va là, dove va allora questo? E quella giù lì? Ah, non ne vengo a capo. Ciao, sono Timon. Il Capitano Nemo mi ha dato l'incarico di progettare un traghetto. Oh, che cos'è? La Mice Devon? Fammi pensare. Il Capitano Nemo è partito per chissà dove, aveva delle faccende da sbrigare. Ti va di cercare il Capitano Nemo e di consegnargli direttamente la merce? Ok, e ora potete vedere, potete ammirare, oh, la mia R, che qua il museo è ancora, cioè è libero dal Team Magma, quindi possiamo entrare. Ok, costa 50, li paghiamo. Ok, questa sembra che abbia la barba, in realtà è una femmina, però ganzata. Allora, andiamo appunto dal Capitan Remo. Sì, si sta cercando il Capitan Remo, sono io in persona. Ah, devono essere i pezzi ordinati dal signor Petri della Devon. Perfetto, grazie, adesso possiamo prepararci per la spedizione. Eccoli, ti pare? Aspetta, il pacchetto è nostro.
Che cosa? Chi sono queste persone? Siamo il team Magma. Il nostro capo vuole quei pezzi. Dammeli senza tante storie. E parte la sfida col team Magma. Esula il team Magma che ci manda Baltoy. Vai Bruce. Ok, piacere, dai. Sì, piacere. Ho detto piacere e ho usato peccato, eh. Siamo messi benissimo, ragazzi, dai. Dai, così che questa serie. Questa serie sta diventando pazza. È una serie pazza. Ok, sta musica di sottofondo è bellissima. È stupenda. È non so perché mi piace così tanto, però mi piace così tanto. Oh, che disastro, il capo andrà su tutte le furie. Vabbè, sì, combatto contro l'altro. Va bene, va bene. Ah, queste lotte bellissime. Carbagna! Ecco, appunto io vi volevo esortare a rispondere alla domanda del giorno, che è: preferite il team Mideo o il team Magma? La mia risposta è mi incarto le parole. La mia risposta è che forse l'avevo già fatta questa domanda, però mi sento rimbambito, se no ne faccio un'altra, però mi sembra di non averla mai fatta. Perché ho fatto, ragazzi, ho fatto tre serie di poi, ho fatto sia Pokémon Zaffiro, Pokémon Smeraldo e ho fatto ora Pokémon Rubino, quindi sono un po' di fuori. La mia risposta, dicevo, è che preferisco il team Hydro al team Magma, perché è più figo proprio, brutto colpo, ci sta sempre. È proprio più figo il team Hydro, ha qualcosa di... non lo so. Non lo so cosa. Ok. Se torniamo a mani vuote ne sentiremo delle belle. Non pensavo i nostri piani sarebbero andati all'aia. Ecco il capo del team Magma. Sono venuto a vedere perché è tanto complicato portare via alcuni pezzi. Ma vedo davanti a me solo una ciurma di cappa molle. Sono Max del team Magma. Perché vuoi mandare in fumo i piani del team Magma? I Pokémon delle persone e tutti gli esseri viventi dimorano sulla Terra. Per questo il team Magma sta cercando di espandere la terraferma. Non trovi che il nostro sia un obiettivo magnifico? Neanche più di tanto. Ricordatelo bene, addio. Ha detto ricordatelo bene e non avremo più tanti. Come ti chiami? Ah sì, me l'hai già detto, sei Matti. Veramente non l'avevo detto, però spero proprio te l'ho detto. Una situazione davvero tesa. Ti ringrazio per l'aiuto. Oddio, questa host. Questa basta bottiglia. Questa è la host della MN Anna di Forma Rosso Fuori Verde Foglia. Per informazione. Oh sì, per poco dimenticavo che i pezzi della Demon sono arrivati grazie a te. Matti, c'è della merch Demon. Ops, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo partire al più presto alla scoperta dei fondali marini. Grazie, scusa tanto. Va bene, va bene. Ok, scendiamo. Mi curo il Pokémon e poi direi che possiamo intero... Cosa ci fa? Ehi, che ci fai tu qui? Io sono quello del team Magma che hai battuto prima, ricordi? Prendi questo, devi perdonarmi. Che è bullo? È bullo? Se è bullo, ragazzi. Se è bullo. Se è la MT bullo. No, è la MT furto. Vabbè, siamo lì. Comunque è sempre una cosa attiva. Ok, usciamo. Ah, eccoci a bordo Sir Cepoli. Io direi, ragazzi, per ora, ecco, volevo farvi vedere un po' il mercato e poi diciamo per porto Sir Cepoli abbiamo finito. Interrompiamo la parte nella prossima puntata. Andremo più avanti e ci sarà una sfida molto molto difficile, ragazzi. Vi anticipo solo questo. Faremo una sfida che davvero aveva dell'incredibile. Ah ok, sì, lo so. Quella è per fare le basi segrete. Allora, dicevo, quando nella prossima puntata davvero, ragazzi, andremo a fare una sfida molto molto difficile, impegnativa, una delle più difficili del gioco, quindi, e io la voglio fare possibilmente senza allenarmi. Se posso la faccio senza allenarmi, poi vediamo. Quindi a me non mi resta altro che dirvi che da Matthew01 è tutto. Noi ci rivediamo con la prossima parte di Pokémon Rubino Randomizer Nuzlocke. Ciao a tutti.